scuola del futuro, secondo me, esiste già ed è nelle tasche e negli zainetti degli studenti. Cioè, dovunque esista uno strumento di connessione alla rete, uno strumento mobile di connessione alla rete, beh, già lì l'ambiente cambia. Cambia il modo di apprendere, cambia il modo di comunicare, cambia il modo di ricercare conoscenze, saperi, di riorganizzare mappe cognitive. Quindi la scuola del futuro, secondo me, esiste, c'è, ed è però ostacolata da chi invece trae profitto, ha interesse a che questo futuro non diventi presente. E in effetti, noi come Garamond siamo molto impegnati per sostenere questi processi di trasformazione e di cambiamento, che sono basati, secondo il nostro punto di vista, su due concetti fondamentali, e cioè la possibilità che la rete e il digitale offrono di rendere il sapere aperto, collaborativo, pluralista, a differenza invece di un modello del sapere che è quello, per esempio, dei libri di testo tradizionali, in cui il sapere è monolitico, formalizzato in un oggetto chiuso, monocorde, perché è un solo autore che parla, magari per un arco di 3 anni o di 5 anni, che è la durata del libro di testo in adozione. Ecco, secondo il nostro punto di vista, questa epoca, quella dei libri di testo, per esempio, per fare un esempio di quello che è l'assetto della scuola italiana, è un'epoca conclusa, che ha avuto naturalmente i suoi meriti, ha avuto la sua rilevanza e la sua funzione, però adesso forse è il caso di passare alla conoscenza come bene comune, ad una costruzione collaborativa, che scardina un po' anche il sistema stesso dell'insegnamento e dell'apprendimento e l'istituzione scuola, perché rompe le barriere di spazio e di tempo. Si può imparare sempre, si può imparare dovunque, non solamente in una certa ora di lezione o in un certo luogo che è l'aula scolastica. È un po' quello che vagheggiava negli anni 70 Ivan Illich, che pensava di descolarizzare la società. All'epoca questa poteva essere una visione profetica, che aveva il senso di far uscire la società di massa da una visione in cui l'individuo doveva essere solamente produttore e consumatore. Oggi forse ci sono scenari diversi, ma l'obiettivo di rinnovare il sistema dell'apprendimento, il sistema dell'istruzione è lo stesso, e oggi è praticabile perché la rete e il digitale lo rendono possibile. Imparare sempre, imparare dovunque, in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo, oggi è possibile proprio attraverso il digitale e la rete.